Ciao a tutti, ma c'è il nome della vostra amica? Sì, allora, pacchettino tutto pieno di cosine creative prese da Teddy. Allora, pensiamo un pochino così vi faccio vedere bene. Creative perché ho iniziato a... cioè la mia testa ormai sta viaggiando verso tante cose che poi vi ho detto che non vedo l'ora che il nostro progetto vada avanti, perché poi ho intenzione di fare anche dei vlog, video diversi, ma non voglio spoilerare niente. E poi ho iniziato a fare una Midori, prendetela con le pinze e tra virgolette, un po' vintage, ecco, perché ho visto tanti video di quelle lì, di alcune persone giapponesi, anche quelle che fanno di quelle cose meravigliose. A me piace una cifra, allora ho cercato di fare un po' di, vi faccio proprio vedere di volata quello che ho fatto, che non ho ancora finito, non ho completato, devo ancora fare. Ogni tanto mi metto, mi faccio le mie cosine, ho stampato tante cose, tante carte un po' particolari, un po' vintage, poi sticker, ho stampato un po' tutti un po' particolari, ecco. Poi vi farò vedere, infatti vedete che poi utilizzo appunto certe cose creative, a parte la foglia di alloro, vabbè, tipo anche i miei nastrini di pizzo, insomma, washi tape, quelli. Insomma, adesso vi faccio vedere quello che ho preso, perché appunto mi serviva un po' di scorta, che stavo finendo un po' di cose per fare queste cose creative. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono queste, pagate 1 euro, e sono delle piume, che anche queste andrò ad attaccare in qualche modo su appunto le decorazioni che sto facendo, ecco. Poi quando finirò una Midori ne inizierò un'altra, ho voglia di fare proprio tutte anche queste decorazioni qua, e poi quando avrò un po' più tempo, speriamo a breve, un po' più di spazio, che sarò riesco a fare meglio questi tipi di video, vi farò appunto anche questi video dove vi faccio vedere che decoro con tutte queste cose un po' particolari, le Midori, ecco. Però portate pazienza, che arriveranno, datemi tempo, che appena avrò un po' più spazio per muovermi, sistemare meglio tutte le mie cose, che in modo che riesco più, mentre faccio il video, a prendere tutto quello che mi serve, tutto il mio corrente, ecco. Basta, ecco. Allora, piume appunto queste, poi c'è un po' di cosine di scorte anche utili che ho preso, vabbè, tipo lo scotch, il nastro, che costava 1 euro, viene sempre buono perché ne ho lì uno, ma poi i miei figli me lo prendono sempre, e allora me lo sono preso. E questo qua dovrebbe essere anche quello tipo di carta, che non è, e questo qua magari intanto per attaccare qualcosa, intanto che fai anche tutto sporco, e c'ha il suo 1 euro, c'aveva dentro appunto due rotoli con anche il dispositore lì per lo scotch. Poi ho preso questo timbrino che costava 65 centesimi, non 55, 65, nero, perché anche con queste cose qua voglio, ho io dei timbrini, però sono tanti colorati, e il nero mi mancava, ne avevo uno piccolino che si è un po' prosciugato, e siccome ho anche i clear stamper per fare anche queste decorazioni qua un po' particolari sulla Midori, così ho degli stamp, degli clear stamp che voglio usare, perciò mi ci voleva il nero. Poi ho preso questo a 1 euro, che è, cos'è, la corda di tipo, come si chiama, aiutatemi, sì, che anche questa mi serve sempre per fare decorazioni, e poi vi farò vedere tutto più avanti. Poi lì sapete che io prendo sempre questi, che sono appunto quello sottile, è il biadesivo, da 1 euro costa pacchetto, e anche questo per attaccare le card, i vari pezzi di carta sulla Midori, così me ne va parecchio, perciò dato che c'ero ho detto vado a prendere la mia scorta, che mi ci trovo bene. Poi a 1 euro ho trovato questa colla, volevo provarla, perché io dopo uso tanto anche quella stick, così poi la colla a caldo anche per attaccare altre cose, però mi andava di provare questa qua, l'ho vista lì a 1 euro, un po' è liquida, tipo poi c'ho anche la vinilica lì sotto che uso anche quella, però ho detto fammela provare, vediamo com'è, perché poi io vabbè dopo con la colla a caldo, magari anche un altro tipo di colla sempre di Tiger, vedete che io poi ho attaccato anche le roselline queste di Tiger, le roselline, sì, le margheritine, insomma, cioè tutte le mie decorazioni, toccare le mie cose. E poi quello che mi interessava di più che ho trovato, ve lo lascio alla fine. Ho preso ancora due card, questi qua, blocchi di card a 1 euro, uno è questo con lilla, con tutti questi tipo
decorazioni un po' così, un po' greche, un po' mandala tipo lì. Erano molto carine anche queste. Allora l'ho preso uno di qui. L'altra volta avevo preso quello con il sole e la luna che vi avevo fatto vedere. Questi che costano un euro non sono male, anche queste molto belle con queste greche un po' particolari, le piume di pavone, il pavone, che sono bellissimi. E questi qua vengono sempre buoni, le piume da attaccare, insomma, da fare, insomma, la creatività deve viaggiare nella testolina. E poi appunto ci sono andata soprattutto anche per questi che io, quello bianco l'ho quasi finito, dopo ne ho uno giallo e uno verde di questi nastrini qua fatti ad uncinetto lì, che mi erano arrivati in una collaborazione. E allora li ho visti lì, li ho presi, ne ho presi, costavano un euro. Allora, vi spiego, sono questi. Vedete, un euro, ne ho presi due bianchi, perché comunque il bianco è quello un pochino il colore che uso di più. E sono appunto adesivi, perché loro hanno la parte adesiva. E questo uncinetto qua. Che adesso, aspettate. Sì, ma comunque chi è creativa, che mi segue, lo sa. Ed è questo qua, che vedete che si mette. Dopo io l'ho messo anche giallo di qua. Ecco. Niente, se avete letto anche quello che ho scritto, non importa. Allora hanno preso due bianchi perché costano un euro. Poi uno, questo qua un pochino, che è crema, color beige, beigeolino, ecco. Vedete che non è proprio bianco. E anche questo è fatto pizzo, adesivo, sempre un euro. E poi dato che c'erano anche dei colorini più accesi, ho preso il rosa e l'azzurro, che sono veramente carini anche questi. E questi qua non so, 2 metri sono, tutti da 2 metri, e non è male, perché comunque se decorate appunto il vostro journal, le vostre cose, il vostro agenda, non ne va tantissimo se magari dovete attaccare qualche pezzettino così per dare bellezza, perciò un po' vi durano. Io di questi bianchi ne ho presi due perché è un pochino il colore che userò di più sicuramente. E niente, queste qua sono tutte le cosine un po' come si dice, creative, che ho comprato. Poi ho usato questa scatola qua per mettere dentro tutto, e poi ho tenuto da parte anche queste che le userò, che mi sono arrivate anche quelle in una collaborazione. Poi vedete che per dirvi, vi faccio vedere un po' tutti i tipi di sticker che ho stampato per fare tutta queste decorazioni un po' vintage. L'ho messo un po' nei sacchettini per dividere un po' i modelli, vedete un po' tutte le cose un po' particolari, ecco, che poi vi farò vedere, perché ho intenzione di fare anche altri tipi di video diversi, però datemi tempo e appena mi arriva lo spazio, ecco. Ci siamo capite, che tante di voi hanno comunque ormai capito cosa intendo, ma non voglio dire niente. Niente, questo era il video haul da Teddy, pochine cose, però ho preso quello che mi serviva come scorta di cose per fare tutte queste decorazioni creative che ho in mente, che ho iniziato, vi ho fatto vedere a fare. E fatemi sapere se anche voi vi cimentate a fare queste cose un pochino così, ecco, particolari. Poi più avanti vi farò vedere tutto e lo faremo anche insieme. Vi mando un bacio enorme, spero di avervi tenuto compagnia, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, bacioni enormi dell'amica.